Allora io lancio super spot, facciamo un accordo subito, Petula. Devo partire dalla crisina, crisettina, piccola crisi, mini crisi dell'Inter o dalla Juventus che ha vinto la quarta consecutiva, segnato devi Cristiano partire... Ronaldo, siamo a due gol. Dimmi tu. No, devi partire come sei partito, c'è un pilota automatico. Con Paster. C'è con Zeng, poi Breda, no, poi puoi continuare esattamente come sei partito. Time out, 20 processo secondi. All'Inter, dovremmo dire qualcosa sulla Roma. Sulla Roma pure, sì, vabbè, quando c'è una mezza crisi noi entriamo subito a parlare di Inter e di Roma tra poco e poi le facce positive, il Napoli torna alla vittoria, la Juventus vince, Douglas Costa indecente in quello che ha fatto, sì, ma ha detto... qualsiasi cosa vi ha detto, Massimo dagli un calcione, ma quello che ha fatto sicuramente è indecente e vergognoso. Padovan, sei d'accordo? D'accordissimo. Inquadriamolo, c'è la prova televisiva, sei d'accordo? Sono d'accordissimo. Non si può. Ricordo solo che in passato si è usato la mano leggera. Ho capito, però se uno sputa in faccia ho detto che bisogna usare la mano pesante, ma non possiamo avere appunto due pesi e due misure. Quando Totti sputò Poulsen fu squalificato per 3 giornate e la Federcalcio mobilitò perfino l'avvocato Buongiorno perché lo difendesse e tutti dicemmo che Poulsen l'aveva provocato. Adesso siamo qui a dire tutti no, ma non importa quello che gli ha detto Di Francesco. Lui va squalificato e Di Francesco lo ha provocato e va detto quello che ha detto Di Francesco a Ludovic. Sotto le 5 giornate sarebbe grave. Ho detto che in passato... La platea internazionale, cioè all'UEFA, campionato europeo in Portogallo, Totti per la medesima cosa ha preso 3 giornate. Questo dico. Ne parleremo tra poco anche con la parte giornalistica. Bellinasso, Sole 24 Ore, Luca Serafini. Parleremo della crisi dell'Inter con i nostri ospiti, Alfredo Pedulà, in primis anche con Walter Zenga. 20 secondi, super spot, linea alla regia, si riparte. Crisi, mini crisi, Alfredo Pedulà, mi fai un titolo, occhiello, sottotitolo, giusto per parlare ovviamente di giornalismo. I nostri ragazzi questa settimana saranno qui con noi per sognare questo mestiere. Un titolo sull'Inter, un occhiello e un sottotitolo. No, il titolo no, ma la differenza, la cosa assurda, che poi magari non ci saranno dibattiti che ci aiuteranno a capire, è che l'Inter ha montato bene un'impalcatura e poi ti aiuteranno i tuoi illustri ospiti a capire perché. Questa impalcatura non decolla. La Roma ha smontato quello che aveva e ogni anno parte da questo presupposto. Ci avevi Strootman e Nainggolan, hai preso Pellegrini e Cristante e pensi di fare meglio quando forse dal punto di vista della logica, dell'appartenenza dentro lo spogliatoio, per quello che ti dava Nainggolan, lasciamo perdere Alisson, fai peggio e quindi è una rimonta che va avanti da anni. Il caso col punto di domanda più grande è l'Inter. Perché l'Inter non ha una spiegazione logica, poi magari scavando un po' riusciamo a trovare delle motivazioni. Questo è l'allenamento che abbiamo seguito oggi in diretta con il nostro inviato Luca Cilli. Tra poco sentiremo anche le parole di Luciano Spalletti nel pre-Tottenham, ma qui non siamo neanche arrivati a parlare del post-Parma, che si parla del pre-Tottenham, si giocherà una volta ogni 3 giorni. Walter Zenga, però bisogna analizzare. Queste sono immagini di attualità, io però vorrei capire, prima da Zenga, poi da Mister Breda, e lì allarghiamo anche ai giornalisti, come si può una squadra come l'Inter, che noi ci prendiamo la nostra responsabilità, abbiamo detto grande mercato, perché sulla carta è un grande mercato, intelligente, a costi giusti, a parametri zero, e poi si presenta alle prime 4 giornate e già hai un divario di 8 punti con la squadra che dovrà vincere il campionato e soprattutto non hai giocato contro grandi squadre, con tutto il rispetto per quelle che hai affrontato. Hai perso con il Sassuolo, hai perso 2 punti con il Torino, già ne avevi 3 in casa, hai perso 3 punti con il Parma e ne hai fatti 3 a Bologna, ma oggi se giochiamo io, tu e i ragazzi con il Bologna vinciamo pure noi. Troppo cattivo su quello un po' di se tu ti metti in porta io metto dietro le punte proprio per più. Quello se mi metto in porta io cioè, la prendiamo non arrivo neanche vabbè lasciamo ma stare. Loro non arrivano neanche in porta no. Dai andiamo avanti no sì quello che hai detto e quello che avete detto sull'Inter è vero e non ci sono altre cose da aggiungere mi permetto di dire che ieri Spalletti in conferenza stampa ha sottolineato il fatto che la squadra ha giocato senza cattiveria senza aggressività e che non basta fare il compitino, ha detto esattamente questo. Ed in effetti è quello che si è visto nella partita col Parma. I giocatori hanno fatto tutti i loro bei movimenti, hanno fatto tutte le loro belle cose, però nel momento determinante non c'è stata la cattiveria necessaria per far sì che quel pallone entrasse in porta. Episodi a parte, perché poi gli episodi diventano sempre degli alibi ovviamente per tutti, domani a mio avviso hanno una partita che cade perfetta per poter cambiare il trend di tutto.
perché Champions League col Tottenham, stadio pieno, giochi alla sera, motivazioni altissime, e quindi è proprio la partita giusta per poter far sì che le cose cambino. Poi chiaramente in questi casi chi deve cambiare il tutto è sempre l'allenatore, perché è l'unico che ha la reale consistenza della squadra e sa veramente cosa succede o cosa non succede e dove intervenire. Ma tu sai qual è il vero problema dell'interismo, Walter? Il problema dell'interismo è il problema che esiste a Roma e a Napoli. Ci sono delle esaltazioni folli per un non nulla e delle depressioni inalienabili per invece per una sconfitta o per un pareggio. In un contesto del genere, forse dopo una campagna acquisti un tantino sopravvalutata, forse un tantino, però anche dopo Sassuolo, Spalletti ha detto che mancava la cattiveria, dopo il Torino nel secondo tempo mancava la cattiveria, manca sempre la cattiveria, mentre il tifoso si aspetta una stagione pazzesca. La mia modestissima opinione è che se non arriva Fabio Capello alla Roma, la Roma al campionato lo vince mai, perché Capello, come ha fatto Mourinho con l'Inter, guarda caso, come ha fatto un po' Conte da una Juve che aveva bisogno, è avulso da quel contesto lì. La Juve continuava a inseguire questo e l'altro, Ferrara, Zaccheroni, Del Neri, giocatori, no, un attimo, ha rimesso a posto le cose. Mourinho ha fatto meglio che l'interista sia depresso, che sia esaltato, non mi interessa, è andato in quella direzione, e Capello a Roma uguale. Temo che non sia la persona giusta per spremere la cattiveria, perché non può ripetercelo tutte le domeniche che manca la cattiveria. Hai speso, finalmente hai fatto la squadra, lo ha detto lui, secondo le sue scelte, lo abbiamo detto tutti, gli mancava l'esterno, Politano, ha preso Nainggolan, ha preso gli esterni, insomma tutti i giocatori che hanno grande esperienza in Italia, no? Tutti che arrivano dal campionato italiano, e hai due punti, tre, quanti punti ha? Quattro punti? Quattro. Cioè, è un problema strutturale grosso, è un problema umorale anche. L'interista, ecco, l'ambiente dell'Inter deve avere un Trapattoni, deve avere Mourinho, deve avere già Mancini, secondo me, senza Calciopoli sarebbe stata una storia un po' diversa. Devi riuscire a far sì che l'Inter, campagna acquisti, mica campagna acquisti, stampa, tifosi, sia una roba a parte. Zenga, poi Breda, andiamo con gli altri ospiti. Spalletti non era proprio. Walter Zenga. Se bastasse solo questo, allora il problema sarebbe facilmente risolvibile. Io sono sempre convinto. Zac potrebbe vincere uno scudetto. Io sono sempre convinto di una cosa: che comunque poi in campo ci vanno i giocatori. E comunque poi i problemi eventuali li puoi risolvere attraverso la qualità, attraverso altre cose che i giocatori mettono in campo e tutto questo. A mio avviso, in questo momento qua, ci sono dei problemi che possono essere legati, come ha detto Luciano, con gli aggettivi che ha usato, in relazione del fatto che lui, oggi in conferenza stampa, poi lo sentiremo, ha detto: questa è la partita giusta, rinasceremo e faremo le cose come si comanda, perché siamo una buona squadra. Tra poco abbiamo anche un servizio su Spalletti, proprio, sì. Mister. Spalletti sotto accusa, però giustamente in campo vanno i giocatori e sono giocatori anche strapagati. Breda, gli alibi ai calciatori però bisogna toglierli, fate gli allenatori e il calciatore aspetta. Prima che parla lui, scusami. Perché quando ero giocatore io, sì, loro erano fuori dalla porta dello spogliatoio, i giornalisti erano fuori dalla porta dello spogliatoio, tu non potevi non dire una cosa, era difficile non parlare. Adesso è troppo semplice non avere la responsabilità di andare in televisione, metterci la faccia, dire quello che pensi. Vai solo in conferenza stampa prima della partita, dici le tue due cose, partita difficile, importante, ci siamo allenati bene e siamo concentrati, cioè è solo questo. Abbiamo, a mio modo di vedere, spersonalizzato il ruolo del giocatore, non c'è più la personalità che c'era prima. Capisci cosa ti voglio dire? Che si prende la responsabilità, quindi prendendoti la responsabilità la trasferisci pure in campo. In realtà così è tutto abbastanza asettico, non mi metto mai, non parlo mai. Il capitano dell'Inter, a mio modo di vedere, se un capitano dell'Inter deve andare sempre in conferenza stampa, deve sempre parlare lui, cioè, capisci cosa ti voglio dire? Certo. E quindi questo poi diventa un alibi per tutti. Saltando a Douglas Costa, facile scrivere tre righe sul mio profilo Twitter, facile. E complicato è parlare davanti a una platea di giornalisti che ti fa delle domande. Cioè, anche questo, scusami. Quindi chiudendo il discorso da Douglas Costa, secondo te non basta quello che ha scritto, doveva rivolgersi
Poi qui si va allo scontro, evidentemente lui gli dice qualcosa, no, e no, poi... Non basta no, scriverlo, prima, ma qui, questa è l'ultima cosa, il problema è a monte, cioè lui si alza, dà una gomitata, cerca di dargli una testata, l'arbitro è lì davanti e lo ammonisce. Cioè, se l'arbitro in quel momento tira fuori il cartellino rosso, come deve tirarlo fuori? Non succede niente. Non succede questo. Poi, la provocazione, guarda, cioè, già qua in questo caso, lasciamo perdere chi è cosa, quale squadra. Qui gli dà una gomitata, poi non si vede la testata, e qui è la parte finale. Quindi, è tutto a monte che nasce dal problema. E poi tu vai a casa e scrivi, scusate, mi sono sbagliato, e ti sei pulito la coscienza, no? Secondo me no. E comunque è diverso da Totti. Sputo uguale sputo. No, è diverso, qui c'è una comunità. È diverso perché Totti è italiano e rivestiva la maglia nazionale. Se mi fai finire, per favore, Totti gli dà solo lo sputo. Qua c'è una gomitata, una testata e poi alla fine... Chiusa la partita, c'è lo sputo. Là non c'era né testata né gomitata. No, chiusa la partita. Comunque l'altro non chiusa la partita fra loro due, perché Di Francesco continua a insultarlo. Era finita la partita. Questo è l'ultimo pezzo. Poulsen aveva un passato. Tra l'altro in quelle recenti due stagioni precedenti, in Coppa dei Campioni, le Coppe Europee, incontrava gli italiani, non solo gli italiani, e passava, prendeva gomitate e sputi da tutti. Sì, quindi, però adesso scusa un attimo, tu puoi fare quello che vuoi, tu Douglas Costa ti ha potuto dire qualcosa, ma dagli una spinta, dagli un calcione, dagli una gomitata, quello che vuoi, ma è proprio adesso io non faccio il professore perché tutto sapete, non voglio fare il professore, però lo sputo, ma che roba è? Ma dai, ma fai una cosa, vuoi fare una cosa da uomo? Vuoi prendere una squalifica, gli dai un pugno, gli dai una gomitata, fai qualcosa, ma lo sputo, che roba è? È una cosa vile di uno che merita almeno 5-6 giornate di squalifica. Sì, sì. Poi possiamo fare ma i paragoni, la cosa da uomo, possiamo fare tutti i paragoni che vogliamo. Ma adesso se gli diamo 2-3 giornate, tutti domani mattina possono sputare in faccia all'avversario. Ma minimo sono 4. Come? Minimo sono 4. La cosa da uomo... Ma qui secondo me si deve andare sono 4 da una base di 3. Giusto. Vai! Che lui parta da una base di 3 per arrivare a 6, verrà consultato prima l'arbitro e poi verrà utilizzata la prova TV. Ma non deve fare ricorso, io mi auguro solo questo. Se sei un uomo... Non vai sui social e ti presenti 20 minuti dopo la partita, sono d'accordo con Zenga, perché i social hanno imbastardito tutti, tutto e tutti. Tu pensi di fare 140 caratteri di tweet ed è finito tutto lì. Se lui invece ora e spiega la tra virgolette bastardata che ha fatto, ne esce benissimo. Tra l'altro il giorno dopo non può raccontare di essere stato provocato, anche perché credo che il suo gesto valga 15.000 volte in più. E oscurando il social per 48 ore probabilmente fa una figura 300.000 volte migliore. Chiaro. Allora chiudiamo questa parentesi, dopo torniamo sulla Juventus, ma parlando delle cose positive, perché c'era solo una spina in qualcosa di perfetto nella Juventus e Douglas Costa, penso che anche il tifoso più accanito non possa schierarsi dalla parte del calciatore bianconero. Breda, torniamo sull'Inter perché dobbiamo vedere anche il servizio. Spalletti sotto accusa, ma il problema è Spalletti, sono i calciatori secondo te, mister? Ma allora sicuramente ci sono delle piazze che accentuano l'emotività. Milano, Napoli, Roma tolgono tranquillità all'ambiente. Allo stesso tempo il tecnico deve pensare al progetto tattico e in questo momento, ma non ancora per colpa del tecnico, ma sicuramente non ha ancora trovato l'identità tattica giusta alla squadra. Rispetto ad anni fa è molto più complicato giocare in Serie A, perché anche se giochi con una squadra potenzialmente piccola ha una struttura di gioco che ti mette in difficoltà se non sei organizzato. Ieri il Sassuolo ha perso, però l'ha fatto con una prestazione importante, giocando palla col portiere, cercando sempre di, in ogni caso, di portare avanti la propria idea. Ormai, anche se giocatori forti, i giocatori forti rispetto a 10, 15, a 5 anni fa non bastano più. La Juve è forte perché ha un progetto tattico forte e rispetto agli anni prima è riuscito subito a partire col progetto tattico. L'Inter ancora no. Ha un modulo che non aiuta tantissimo perché è un modulo molto piatto e non è ancora riuscito a trovare le varie dinamiche, la giusta fluidità, e secondo me poi ha pagato anche un pochino, non dico di presunzione, però una scelta. Prima Walter ha detto che è importante il gruppo e il rapporto col gruppo. Ha fatto un grande turnover in un momento dove la squadra non è ancora pronta a fare certi tipi di gare. Cioè, secondo me, ognuno è libero di fare quello che vuole,
Il dubbio era se andare a lavorare sulla tattica con i più forti e cercare subito una risposta con questi, o rendere tutti partecipi in maniera che in ogni caso tieni ancora tutti sul prezzo. Siamo ancora inizio anno ed è giusto che sia così. Ha magari pesato anche in maniera più importante la partita di martedì, giustamente, e quindi scelte che poi legate a degli episodi particolari, perché se mettiamo il gol del Parma è un episodio anche particolare, ha fatto un Eurogol, sono andati a ricreare negatività in un ambiente che ancora non ha trovato risposte. Bellinazzo del Sole 24 Ore, prima forse Serafini, ha detto hanno ingigantito un po' il mercato dell'Inter. Noi siamo stati i primi, io sono stato il primo, perché il mercato dell'Inter tra parametri zero e Lautaro Martinez ha determinate cifre, sono state delle operazioni importanti. Poi se non rendono, ovviamente il campo è sempre l'unico giudice, però io credo che forse in questo caso bisognerà parlare un attimo anche dei veri problemi dell'Inter. Quali sono? Io credo che l'Inter società come struttura, insomma, sarà nei prossimi anni la vera antagonista della Juventus per la forza economica di Suning, perché si è usciti finalmente dalle problematiche del fair play finanziario. E credo che l'Inter, paradossalmente, proprio perché stava facendo un grande mercato e stava per fare un mercato grandissimo, e mi riferisco in questo senso all'operazione Modric, abbia in qualche modo inseguito troppo questo sogno, ma perché potevano realizzarsi le condizioni, come per Cristiano Ronaldo, per portare un giocatore come Modric in Italia. E credo che quel tipo di giocatore, ora non voglio entrare negli aspetti tecnici, sono persone molto più brave di me su questo, però quel giocatore che crea gioco, che fa la differenza a centrocampo, credo che manchi all'Inter in qualche modo. Il cambio di passo, insomma, la visione, credo che l'Inter abbia centrocampisti importanti, ma più o meno simili nel modello del gioco, e questo in qualche modo lo sta pagando anche rispetto al fatto che sono tutti giocatori importanti fisicamente, quindi magari impiegano un po' però se più di tempo. Mi farebbe piacere capire una cosa, Marco, scusami, sì, perché se poi dobbiamo parlare di Modric fino al 24 dicembre e vigilia di Natale, possiamo anche farlo. Non c'è stata mai una possibilità che Inter e Real Madrid si mettessero al tavolino per parlarne, per cui parliamo di una cosa surreale. E siccome noi purtroppo, per fortuna, non so come dire, siamo costretti a dare i voti il 31 agosto, quest'anno il 17, io se tornassi indietro darei lo stesso 9 all'Inter. Vorrei capire in cosa l'avremmo sopravvalutato, ripeto, al netto dei discorsi su Modric. E mi permetto anche di aggiungere che lì non sono d'accordo con Luca, dell'allenatore. La Roma, quando aveva Sensi presidente, ha speso 70 miliardi di vecchie lire per prendere Batistuta, mentre qui adesso c'è una proprietà non innamorata che ogni anno vince lo scudetto della plusvalenza. La Roma è un continuo ibrido, è una contraddizione. Cioè, la Roma, se ha Alisson, Nainggolan e Strootman, prende due pedine, non vende l'estate scorsa Rudiger o due anni fa un altro, ha una squadra pronta. La Roma rispetto all'Inter sono due cose completamente diverse. Infatti, quando c'era Sensi, decise di spendere 70, non mi ricordo, 75 miliardi delle vecchie lire, salvando tu, quindi è una differenza. Vorrei capire in cosa sarebbe stato sopravvalutato il mercato dell'Inter, perché è un motivo che può essere anche di discussione, perché per me è stato un mercato da 9. Ho usato un'espressione molto precisa. Io ho detto forse abbiamo un tantino sopravvalutato il mercato. Sì, ma in cosa? Come bene, in quali ruoli? Cioè, non, forse Asamoah non è più, siccome negli ultimi 2 o 3 anni il suo rendimento non da titolare non è stato più esattamente quello negli Udine della prima parte della Juve, ma la Juve si può permettere il lusso di Asamoah, per l'Inter è un titolare inamovibile. Forse a centrocampo l'illusione, la chimera, il sogno Modric ha fatto perdere di vista degli altri giocatori, per esempio Vidal, che sarebbero stati funzionali per ritrovarci a Gagliardini e a Vesino. Politano, bravissimo giocatore, bravo ragazzo, giovane, Sassuolo, già nelle prime 2 o 3 amichevoli nella nazionale di Mancini un po' di personalità, una parola che anche a Milanello viene declinata ogni partita, manca. Alvaro Martinez, fenomeno dell'estate, pazzesco, pronti via Sassuolo, gioca trequartista dietro la punta, come è tutta l'estate, come avete fatto una testa così, segna, seconda punta, eccetera, benissimo, situazione di emergenza. Perisic sembra
una luce di Natale, si accende, si spegne più volte che si accende. Parliamo di questo. Icardi, allora, gran capitano, sulla personalità, ho finito, ma hai chiesto dove l'abbiamo sopravvalutato, aggiungo, forse lo abbiamo un po' sopravvalutato. Chiudo con Nainggolan, l'Inter ha bisogno di gente come, non voglio tornare a Mario Bertini, ma come Bergomi, ha bisogno di capitani, ha bisogno di Zanetti. Lui è un grandissimo giocatore, forse non è quello che serve per la quaglia delle cose. Forse un tantino, ribadisco, non voglio... Alfredo, andiamo, Alfredo, che poi devo sentire Cilli, che oggi ci racconta cosa ha detto Spalletti in conferenza stampa pre-Tottenham. Vai, Alfredo. No, li ha detti tutti, Luca. Io invece credo che l'Inter abbia fatto un grande mercato, e anche se non l'avesse fatto da 9 piuttosto da 7,5, l'Inter avrebbe dovuto avere lo stesso dai 10 ai 12 punti in classifica, perché non credo sia un problema, credo sia un problema legato ad altre cose. Penso che se l'Inter tornasse indietro farebbe lo stesso mercato. Andiamo da Piano Gentile. Luca Cilli ci ha raccontato in diretta tutto quello che è successo, la conferenza stampa, l'allenamento di San Siro. Ad Appiano con tutto il racconto oggi ha seguito davvero tutto il nostro Luca Cilli, e poi sentiremo anche le dichiarazioni di Luciano Spalletti pre-Champions, l'Inter che almeno torna in Europa. A distanza di 6 anni dall'ultima volta, l'Inter torna a disputare una partita di Champions League, una gara che è diversa da tutte le altre perché è la prima e soprattutto perché è un appuntamento, quello con il Tottenham, utile ai nerazzurri per partire bene nel cammino in Champions e soprattutto dimenticare il recente passato, dimenticare l'ultima sconfitta rimediata proprio in casa contro il Parma. Paradossalmente, in un momento non semplice per i nerazzurri, la sfida contro il Tottenham è quella ideale per iniziare un percorso in Champions e ritrovare lo slancio positivo. È quello che si aspetta Luciano Spalletti da questa sfida, una sfida totalmente diversa dalle altre, particolare perché la Champions League è una competizione molto bella per tutti. Secondo me, per quello che è il momento che stiamo attraversando, è una gara che capita a proposito. È una di quelle partite, o perlomeno la competizione, è una di quelle competizioni che non baratteresti mai per niente al mondo. Io ci sono stato, ho avuto la fortuna di starci diverse volte, e si vivono delle sensazioni e delle emozioni veramente belle, e dopo, quando ci sei stato, non puoi più farne a meno. Siamo tutti consapevoli che c'è da metterci qualcosa di più in quello che stiamo facendo, e che questa è una gara che ha anche, senza sapere che c'è, la Champions, quando siamo bambini, sogniamo fin da bambini. Queste le parole di Spalletti. Ci ha convinto Walter Zenga? È stato un po' critico. Non ho capito bene cosa ha detto alla fine, però il concetto di giocare in Champions è un concetto importante da sottolineare, ed è importante da capire che nel gruppo con Tottenham, Barcellona, che non è un gruppo facile ovviamente, non puoi sbagliare la prima partita. Ma secondo te domani, nel bene o nel male, sarà decisiva? E secondo me è decisiva domani per l'Inter, perché, come ti ho detto all'inizio, vincendo la partita puoi preparare quella di Genova con un'attenzione differente e con un entusiasmo differente. Non vincendola diventerebbe da gestire tutta una situazione pesante e negativa, che è molto più complicata. Quindi le vittorie ti danno la possibilità di lavorare sugli errori e di cercare di migliorarli con una col sorriso, chiamiamo così. Quando non vinci, è chiaro che tutto quanto viene ampliato in negativo. Secondo tutti è lui sul banco degli imputati. Il servizio è firmato al nostro Samuele Ragusa, il colpevole. È lui il colpevole, è unico. Commentiamo tra poco, però vediamo i servizi. Allora, comunque c'è un po' di ottimismo, ovviamente deve essere così, lo diceva anche nel servizio Samuele Ragusa. Il punto lo mette Giancarlo Padovano, perché poi andiamo in fascia pubblicitaria. Ovviamente dovremo parlare del Napoli, della Juventus in positivo, tutto positivo tranne lo sputo di Douglas Costa, del Milan che comunque alla fine
ha fatto 20 minuti iniziali pessimi, una difesa imbarazzante nei primi 20 minuti, e c'è la famosa domanda se davvero, poi lo chiederemo a un grandissimo ex portiere come Walter Zenga, se davvero conviene andare avanti con Gigio, oppure forse hai Pepe Reina che ti può dare anche qualcosa di diverso. Tanto posso dire una cosa sul servizio? Certo, fa schifo. No, non può, no, no, bellissimo, sono, ma andiamo via, ma non può essere, no, ma non può essere solo uno il colpevole, dai, cioè nel calcio è sempre la stessa storia, la colpa è del portiere o dell'allenatore, io ho deciso di fare tutte e due, quindi sono a posto così, mi sono coperto per tutta la vita, però non può essere solo la colpa di uno, se le cose non vanno bene, sì, ok, l'allenatore, come ha detto, magari il 4-2-3-1, tutte cose, io ti posso garantire che giovedì ero andato a vedere l'allenamento dell'Inter, l'allenamento era stato svolto in maniera perfetta, principi di gioco, sequenze, cosa bisogna fare, cosa non bisogna fare, come mettersi, come non mettersi, come fare, quindi la preparazione di una partita è da parte di tutti gli allenatori, perché io considero tutti gli allenatori bravi e preparati, poi c'è lo svolgimento, perché non ci sei solo tu, ci sono anche gli avversari e ci sono gli episodi, come è stato detto. Lui prima ha fatto un'analisi dove sembrava che praticamente la squadra dell'Inter fa praticamente, scusami il passo, ma lo schifo, sì, come se avete di ogni su tutti. Però io ho un attaccante, aspetta, io ho un attaccante che si chiama Icardi, che l'anno scorso mi ha fatto 30 gol. Sì. Compro Lautaro Martinez, la prima partita gioca così così, si fa male al polpaccio, è fuori per infortunio, e quindi non posso giudicare Lautaro. Io non ho detto questo. Ma infatti ti stavo dicendo, l'acquisto di Nainggolan, chiunque. Certo. Chiunque, appena hai comprato Nainggolan, bravissimo, sei infortunato in preparazione, è stato fuori 2 settimane perché non si è allenato. Io non sto cercando alibi e non sto cercando scuse, ti sto semplicemente dicendo che, a mio modo di vedere, l'Inter ha dei piccoli difetti, perché andando ad analizzare ci sono dei difetti che l'allenatore deve avere tempo per capire come poterli. Io sono fra quelli che ha messo l'Inter. Passerà fine Padoan. Arriviamo al punto perché dovevo la fase. Sì, ma molto velocemente, l'ho detto anch'io che l'Inter era una delle squadre che potevano insidiare la Juve. Anch'io ho semplicemente detto, forse ho usato anche il plurale, ma stati, abbiamo un tantino. Sì. Perché le prime 4 partite sono state profondamente sconcertanti. Il plurale maiestatis mi prende un po' cosa. No, io ho detto lui. Soprattutto per voi due, cioè, quest'anno gli allenatori sono già tutti in Milano, però nessuno dice mai che è la prima volta che inizia il campionato a Ferragosto, che hanno avuto la solita bella pensata di farlo dopo un mondiale. La Juventus, per esempio, così non parliamo delle altre, ha problemi come le altre, ma non se ne accorge nessuno, perché un po' erano Los Angeles, un po' erano Torino, un po' sono arrivati dopo, un po' devi sistemarli, ma una volta segna Mandzukic, una volta torniamo tra due minuti, per domani mettimi il punto, Felice. Grazie. Io non sono d'accordo con Walter quando dice che in campo ci vanno i giocatori. Certo che ci vanno i giocatori, ma chi ci va in campo? No, vuoi togliere le responsabilità agli allenatori? Stiamo scherzando veramente? No, io non voglio togliere le responsabilità. Ma stiamo scherzando, dai. Guadagna esattamente 4 milioni di euro. Cosa vuol dire? No, come cosa vuol dire? Vuol dire che ha una responsabilità forte e potente. E che la sua maestria è fondamentale nella squadra. Ah, è fondamentale. Sì. Allora è sempre colpa di uno. No, non è sempre colpa di uno. Ma Spalletti ha delle responsabilità visibili. Visibili e soprattutto imputabili. Perché? Tanto più sei responsabile, quanto più vali, quanto più ti pago. Ma se no, tu perché fai l'allenatore? E se le prese tutte queste responsabilità? Sì. Esatto. Ma è stato totalmente onesto. Rispetto ad altri, io sto dicendo che è responsabile. Ma c'entra, ha detto, scusami, io ogni tanto quando ascolto un'autocritica mi commuovo. Io penso e lui che ha detto, la frase è colpa mia, perché non posso... Allora, io devo mandare la faccia pubblicitaria, ma mi vergogno da conduttore proprio in questo momento. Non mandarla, aspetta un attimo. Devo dire una cosa. Avete ragione tutti. Ora mi sto divertendo, devo mandare la faccia pubblicitaria. Parlando con grande stima di Spalletti, sì. E in questo momento, ma vale per tutti noi, è l'unico che può trovare soluzioni. A capacità, esatto. Bisogna dargli un pochino di tempo. Allora, fatemi una promessa a tutti. Però dipende molto da lui, perché deve trovare lui le soluzioni. Tenete gli animi caldi. Rispetto allo spettacolo di questa sera c'è solo una cosa più bella di voi: la pubblicità.